Siamo a Misano con eSolution che debutta, è un esordio nel motorsport con Smart Cup. Cosa ci fa una compagnia che dovrebbe dare e fornire elettricità agli utenti comuni in un mondo così? Allora, grazie innanzitutto. Siamo qui a Misano, come dicevi, perché sponsorizziamo la Smart EQ Cup, in quanto Smart produce un prodotto 100% elettrico e oggi come oggi vogliamo dimostrare, tramite le nostre soluzioni di ricarica, che il mondo delle corse può andare avanti anche in modalità elettrica, tramite quelle che sono le nostre soluzioni, appunto, molto semplici, ma anche ingegneristicamente avanzate per poter consentire una ricarica veloce. Abbiamo fatto da sponsor appunto alla Smart, dando quelli che sono i nostri prodotti alle mie spalle, come la iPro Wallbox che ricarica fino a 22 kW e l'Easy Wallbox che caricano fino a 7,4 kW. Quindi vogliamo veicolare sempre di più eSolution come soluzione di ricarica a 360 gradi e in questo caso anche nel mondo delle corse. Quindi dallo sport, dalle corse, alle strade e anche alle case degli italiani, ormai si parla soltanto di elettrico, anche in vista di questo 2035 che sarà un po' l'anno di svolta, ma tutte le case si stanno attrezzando, c'è sempre più interesse da parte del pubblico, ma molta perplessità proprio per le ricariche. Quindi voi che cosa offrite invece agli utenti normali della strada? Agli utenti normali noi offriamo soluzioni a 360 gradi. Siamo in grado di dare soluzioni domestiche tramite la Easy Wallbox, gestita tramite una nostra unica app, eSolution Charging. Quindi il driver è tranquillo nel poter ricaricare a casa, in domestico, tramite una semplice presa plug and play, quindi con una presa asciugo. Il prodotto è plug and play, quindi la Easy Wallbox alle mie spalle può ricaricare semplicemente nel box. Sempre eSolution offre la possibilità, tramite tessera RFID o app, di ricaricare sulle nostre colonnine dislocate un po' in tutta Italia o colonnine di altri operatori, e tramite la nostra app la possibilità di ricaricare in tutta Europa sulle oltre 270.000 colonnine che troviamo in Europa di nostri operatori, di nostra proprietà e anche di altri operatori e gestori. Quindi rendiamo la ricarica semplice ma soprattutto fruibile da chiunque, sia a casa che in azienda che anche in pubblico. Quindi senza più l'ansia di ricarica, che è un po' la caratteristica che blocca un po' tutti quelli che vogliono acquistare elettrico, ma che sono diffidenti, vale anche per chi acquista plug-in. Il futuro è questo, una carta che può servire come un pagamento di un benzinaio delle auto Assolutamente sì. termiche. Abbiamo queste soluzioni digitali appunto che consentono di ricaricare tramite l'app o in modalità pay per use, quindi il cliente paga solo quello che consuma, oppure tramite in abbonamento si possono decidere insieme quali sono le tariffe per quel determinato momento, per un determinato periodo e quantità di kilowatt da poter inserire in quelli che sono i nostri prodotti. Prendiamo così come una fuel card, diciamo una ricarica, una carta di ricarica in elettrico che può essere sfruttata da chiunque su qualsiasi territorio, in questo caso europeo. Quali sono gli altri motivi per cui un cliente, un privato o un'azienda comunque che ha delle auto a noleggio deve scegliere o è spinto a scegliere voi? C'è anche una velocità maggiore di ricarica, appunto la facilità di pagamento, l'abbiamo detto. C'è anche quali sono gli altri attu, insomma, di Tutti i nostri questo? prodotti in AC, in corrente alternata, ricaricano fino a 22 kW, tranne la Easy Wallbox che ricarica fino a 7,4 kW. Scegliere noi vuol dire scegliere una soluzione a 360 gradi. È una soluzione che eSolution mette in campo tramite hardware, software, ma anche tramite tutto quello che è la progettazione e la realizzazione di sistemi ancora più ingegnerizzati, avanzati. E come il Vehicle to Grid, che ad esempio noi abbiamo messo in piedi in Italia, al Drosso di Torino, già funzionante, abbiamo un sistema di scambio tramite le nostre colonnine che rilasciano in rete, collegate le vetture elettriche al sistema, al fotovoltaico, allo storage di energia, rendono questo sistema sostenibile ed è una soluzione che al momento siamo gli unici a poter dare e che hanno brevettato. Ancora una cosa, qual è il ruolo di Stellantis in tutta questa operazione di ricarica in questa azienda? Nel senso, non solo Stellantis Italia, ma anche Stellantis proprio Europa. Quale ruolo ha? Allora, mi fermo nel dire che Stellantis è il nostro azionista principale
di maggioranza con un 50.1 in e-solutions, l'altro è 49.9% che è NOA, e Stellantis ha un ruolo ovviamente fondamentale in quanto è il quarto costruttore a livello mondiale e ha tutta una gamma di veicoli che preferisco non elencare ma che tutti conosciamo, che possono essere ricaricati da diversi produttori di hardware. Nel nostro caso, essendo noi parte del gruppo Stellantis, siamo in grado di dare un sistema di ricarica che vale anche per le vetture Stellantis, sicuramente con un canale preferenziale qualora in alcuni modelli come Atlante, che è un modello che immagino conoscerete, avrà la scelta preferita nel Stellantis, nel proprietario Stellantis.